Ciao ragazzi e benvenuti alla Omega Run di Final Fantasy VII. Stiamo parlando di uno dei capitoli più amati della saga, probabilmente quello più rappresentativo. Il suo protagonista, Cloud Strife, è uno di quei personaggi che sono diventati icone non solo della serie, ma di tutto il mondo videoludico. Lanciato in Giappone nel gennaio del 1997 e arrivato nel resto del mondo durante lo stesso anno, Final Fantasy VII è il primo della saga ad essere rilasciato in Europa e anche il primo della serie a sfoggiare una grafica 3D, complici le prestazioni di PlayStation 1, su cui giravano i suoi tre dischi. Il gioco è poi stato pubblicato nei decenni successivi per quasi tutte le piattaforme, sia casalinghe che mobile. Final Fantasy VII è un JRPG a turni dinamici, grazie alla TB ormai da anni ricorrente nella saga. Lo scenario è fantatecnologico, con elementi quasi futuristici che convivono con stereotipi medievali se non più antichi. La magia e molte abilità speciali vengono assegnate ai personaggi col sistema delle materia, cristalli sferici che possono essere sistemati su armi e armature. In questo modo si possono creare build ad hoc, mixando incantesimi, protezioni e skill speciali per ogni membro del party. Nato ancora sotto l'ala di Squaresoft, il gioco vede come director Yoshinori Kitase e come producer Hironobu Sakaguchi. La colonna sonora è a cura di Nobuo Uematsu e il character designer è Tetsuya Nomura. Alla fine del video parleremo dell'evoluzione dell'universo di Final Fantasy VII e della creazione da parte di Square Enix di una serie di giochi contenuti satelliti che compongono la cosiddetta compilation. Per ora concentriamoci su quella che è stata pensata come una favolosa trama autoconclusiva e immergiamoci nell'Omega Run di Final Fantasy VII. Durante la mia introduzione avete visto il filmato iniziale del gioco, che ci catapulta in una città fondamentalmente circolare, Midgar, dominata da un palazzo centrale. Veniamo immediatamente gettati nell'azione e facciamo la conoscenza del nostro protagonista, Cloud, un combattente armato di una pesante spada che si definisce un ex-soldier. Questo significa che in passato è stato membro di una forza militare di elite agli ordini della Shinra, una società energetica che letteralmente governa Midgar e ne domina l'economia. Non siamo da soli durante le prime fasi del gioco, accompagnano i membri di un gruppo ecoterroristico chiamato Avalanche. A dire il vero siamo noi che seguiamo loro. Cloud è stato assoldato come mercenario, vista la pericolosità della missione in corso. Il gruppo, guidato dall'impulsivo e corpulento Barrett, ha intenzione di sabotare uno dei reattori con cui la Shinra sta estraendo dal terreno una sostanza che una volta raffinata servirà a dare corrente a tutta Midgar. Questa energia così preziosa si chiama Mako. Barrett, dotato di una particolare arma da fuoco, montata sul braccio destro al posto della mano, sostiene che questo processo di estrazione sta in realtà succhiando la linfa vitale del pianeta e questo prima o poi lo porterà inesorabilmente alla rovina. La Shinra non crede a queste teorie, che giudica mera superstizione, meritandosi il profondo odio di Barrett. Chiaramente il leader di Avalanche non ha la piena fiducia nemmeno di Cloud, proprio a causa del suo passato, ma per necessità è costretto ad accettarlo in squadra. Ben più ben disposti verso l'ex soldier sono gli altri componenti della squadra, militanti volontari degli Avalanche. Biggs, Wedge e Jesse si sentono naturalmente rassicurati dalla presenza di un combattente così esperto a loro fianco. Cloud è infatti non solo un ex soldier, ma anche uno del rango più alto, la First Class, di cui fanno parte pochissimi guerrieri dalla forza sovrannaturale. Anche grazie alle capacità di Cloud, il gruppo riesce a raggiungere facilmente il nucleo del reattore e posiziona una bomba a tempo. La fuga è però ostacolata da un Guard Scorpion, un robot sorvegliante la cui forma ricorda un minaccioso aracnide. Insieme a Barrett sconfiggiamo la creatura meccanica e lasciamo velocemente la struttura. L'esplosione ci conferma che la missione si è conclusa con un successo. Avalanche ha colpito il cuore della Shinra, distruggendo uno dei suoi preziosi reattori. Per non destare sospetti e approfittando della confusione, gli Avalanche si dividono e si danno appuntamento al treno per il settore 7, il quartiere adiacente a quello in cui ci troviamo. La città infatti è divisa in 8 settori, ognuno con il proprio reattore. Al centro il palazzo Shinra domina simbolicamente tutta Midgar. Cloud si muove verso il punto di ritrovo, ma si imbatte in una venditrice di fiori. I due hanno un breve ma intenso dialogo, ma il giovane non può perdere tempo. Le guardie della Shinra ormai setacciano tutto il quartiere e Cloud non può permettersi di farsi catturare. Quando sembra ormai con le spalle al muro, l'ex soldier semina i militari saltando sulla parte superiore del treno in corsa su cui si trovano Barrett e compagni.
Durante il viaggio il convoglio scende verso la parte inferiore della città. Midgar è infatti una metropoli particolare, costruita su due piani, uno sopra l'altro. Sotto la luce delle stelle illuminata dal sole c'è la città alta, una piattaforma circolare abitata per lo più dalla popolazione benestante e dalla stragrande maggioranza dei funzionari Shinra. Sotto c'è una realtà del tutto differente. La città bassa, costituita da baraccopoli chiamate bassi fondi, non ha nemmeno la possibilità di vedere il cielo, coperta dalla città alta, ed è costretta a vivere nel degrado e nell'inquinamento. Qui vive la gente che non ha abbastanza denaro per trasferirsi, ed è un luogo ideale anche per criminali e malviventi. L'occhio della Shinra non è così presente nei bassi fondi, ed è anche per questo che Barrett è convinto di poter tenere nascosto il suo quartier generale nel settore 7, nel piano interrato di un locale chiamato Seventh Heaven. Per quanto il treno sia controllato da alcuni sistemi automatici di rilevamento, Jesse ha preparato dei documenti falsi per tutti, e il gruppo arriva senza problemi al Seventh Heaven. Nel locale, Cloud incontra dopo alcuni anni la sua amica d'infanzia Tifa, una ragazza tutta d'un pezzo, che ora collabora con Barrett e gli Avalanche. Tifa vorrebbe che Cloud abbracciasse la loro causa per salvare il pianeta, ma il ragazzo sembra essere interessato solo al denaro, comportandosi da banale mercenario. Tifa cerca a questo punto di far ricordare a Cloud una promessa che il giovane le fece alcuni anni prima, quando ancora vivevano nel piccolo paese di Nibelheim. Cloud voleva lasciare la cittadina per trasferirsi a Midgar e diventare un giorno un soldier, e Tifa si fece promettere che se mai fosse stata in difficoltà, lui sarebbe tornato a salvarla e sostenerla. Ora è giunto quel momento, il pianeta ha bisogno di Avalanche e Barrett ha bisogno di tutto l'aiuto possibile. Cloud si prende tempo senza dare ancora una risposta. Nel locale facciamo la conoscenza anche di Marlene, la figlia di Barrett, e l'incontro tra i due svela un lato tenero del carattere dell'uomo, normalmente burbero e scontroso. La successiva riunione degli Avalanche rivela che il gruppo vuole colpire in rapida successione anche altri reattori, e il prossimo sarà il 5. L'insistenza di Tifa raggiunge comunque un risultato. Cloud farà parte della missione, ma vorrà essere pagato di più. Barrett, suo malgrado, accetta. La spada dell'ex Soldier sarà davvero di grande aiuto. Nella missione al reattore 5 è Tifa ad accompagnare Cloud e Barrett. Biggs e gli altri daranno solo supporto logistico. L'operazione però non parte coi migliori auspici. Sul treno un più attento controllo della Shinra rivela la presenza dei terroristi e ci costringe a lasciare il convoglio, proseguendo a piedi lungo la rotaia che porta al settore 5. Grazie all'aiuto di Biggs riusciamo comunque a raggiungere il nostro obiettivo e penetriamo nel reattore senza incontrare particolari ostacoli. La Shinra però stavolta è preparata, ha seguito le nostre mosse e ci ha teso una trappola. Davanti alla parte centrale del reattore ci attende addirittura il presidente Shinra, che ha già organizzato un'imboscata mortale per i nostri amici. Ad un suo gesto arriva ad affrontarci un altro robo guardiano, Air Buster, molto più potente e pericoloso del Guard Scorpion. Il combattimento è duro, ma in qualche modo il nostro gruppo ne esce vincitore. Lo scontro però ha una deriva tragica. La passerella di ferro, teatro del duello, cede sotto i piedi di Cloud, che non trovando appigli precipita rovinosamente nel vuoto sotto gli occhi disperati di Tifa. Cloud, sin dalla missione al reattore 1, ha avuto frequenti flash e attacchi di mal di testa, sentendo parole nella sua mente e perdendo inspiegabilmente i sensi per qualche istante. Stavolta però, dopo la caduta, ha un vero e proprio dialogo con un'entità dentro di lui, qualcuno che, per quanto inquietante, sembra essere dalla nostra parte. In realtà il giovane, pur nella sfortuna, è benedetto da una buona stella, e la caduta è attutita dal tetto dell'edificio sottostante, una chiesa, e poi ammorbidito da un fazzoletto di terra fiorita al suo interno. Quando Cloud si risveglia sente una voce femminile che lo chiama. È la fioraia conosciuta nel settore 8, e il ragazzo si trova nella chiesa ormai in rovina nei bassi fondi del settore 5. Sotto di lui una specie di aiuola è ricolma di fiori gialli, quelli che la ragazza vendeva nella città alta. Cloud è stato fortunato e si permette un dialogo più lungo con la ragazza. Si chiama Erif e ha un carattere aperto ed estroverso. Cloud, finiti convenevoli, le dice che per lui è importante raggiungere nuovamente il Seventh Heaven per far sapere ai suoi compagni che sta bene e riunirsi a loro. Erif si offre quindi di accompagnarlo, ma i due vengono interrotti da un'intrusione nella chiesa. Rino, un operativo dei Turks, gli agenti speciali Shinra, è venuto qui per recuperare Erif, apparentemente fuggita da una struttura della società. Cloud prende le difese della ragazza, respingendo Rino e poi optando per una fuga strategica attraverso il tetto della chiesa. Riusciamo in effetti a seminare gli inseguitori e scopriamo che Erif, per motivi ancora non chiari, interessa alla Shinra ed è spesso controllata e seguita dai Turks, da cui però fugge regolarmente.
La giovane si offre di accompagnare Cloud inizialmente a casa propria nel settore 5, per poi ripartire per il 7th Heaven nel settore 7. Una volta arrivati nell'accogliente residenza della ragazza, conosciamo sua madre, Elmira, che sembra non vederci di buon occhio. La donna suggerisce di attendere la mattina successiva per proseguire verso il settore 7, e i due accettano. Lo scopo di Elmira però è un altro. Appena può parlare a tu per tu con Cloud, gli spiega che non vuole che Aerith abbia problemi, e gli intima di lasciare la casa da solo nottetempo, senza svegliare la ragazza. Cloud comprende e accetta, ma quando sta per lasciare i bassifondi del settore 5, si ritrova nuovamente Aerith davanti. Si è infatti accorta del tentativo del ragazzo di partire da solo e lo ha velocemente raggiunto. A questo punto Cloud non può far altro che proseguire con lei. Arrivati vicino al settore 7, i due si fermano per riprendere fiato ed Aerith sfrutta il momento per parlare un po'. Aveva subito capito che Cloud fosse un soldier e gli confida che il suo ex fidanzato faceva parte di quel gruppo di elite. Il discorso viene interrotto dal suono di ruote di legno sul selciato. Un carro trascinato da un chocobo sta muovendosi dal settore 7 al settore 6 e a bordo Cloud vede distintamente Tifa. La sensazione è che sia stata catturata o qualcosa del genere e il ragazzo si preoccupa subito per la sua amica. La direzione presa dal carro è quella del settore 6, più precisamente del Wall Market, un quartiere commerciale pieno di malavita e criminalità. Cloud decide di fare il possibile per riportare Tifa sana e salva al 7th Heaven ed Aerith non ha intenzione di farlo andare da solo. La situazione è più complicata del previsto. Il Wall Market è controllato da un ricco signorotto di nome Don Corneo. I suoi sgherri regolarmente setacciano i bassifondi alla ricerca di ragazze avvenenti e le portano al loro capo, che ogni sera ne sceglie una per passare una notte di fuoco. Apparentemente Tifa è una delle candidate e Cloud si dirige minaccioso alla magione di Don Corneo. Qui non viene ovviamente fatto entrare ed Aerith ha un'idea al limite della follia. Cloud potrebbe travestirsi da donna e farsi catturare a sua volta per poter arrivare direttamente al suo obiettivo. Il piano è improbabile, ma Cloud non vede altre soluzioni se non tentare. Con l'aiuto di Aerith inizia una serie di piccole missioni per raccogliere abiti e accessori in giro per il Wall Market, utili per il travestimento in grado di ingannare anche il lussurioso Don Corneo. La raccolta di questi oggetti chiave non solo porterà Cloud ad entrare nella magione, ma con una ricerca particolarmente zelante, perfino a fare in modo che il Don scelga proprio lui come sua sposa per quella notte. Comunque vada, anche Aerith verrà invitata al palazzo, e i tre potranno riunirsi, mettere fuori gioco gli scagnozzi e affrontare faccia a faccia lo stesso Don Corneo. Tifa infatti non era stata catturata per caso, ma si era fatta prendere per poter arrivare a interrogare il leader del Wall Market. Girano voci di un interessamento della Shinra al settore 7 e i soldati sono sempre più presenti nella zona. Qualcosa bolle in pentola e Don Corneo sembra saperne qualcosa. I ragazzi non si risparmiano in minacce e alla fine riescono ad ottenere delle informazioni, a dir poco sconvolgenti. Pare che la Shinra abbia intenzione di far crollare la parte superiore del settore 7, che andrebbe quindi a schiacciare i bassifondi, causando migliaia di morti. La colpa di questo disastro sarebbe poi fatta ricadere ad arte su Avalanche, il cui quartier generale sarebbe stato già distrutto insieme al 7th Heaven a causa del crollo. Un piano perfetto per annientare i nemici della Shinra e sensibilizzare l'opinione pubblica contro terroristi come gli Avalanche. I nostri amici rimangono talmente storditi da una rivelazione come questa da dare il tempo a Don Corneo di azionare una trappola, una botola nella stanza sotto i piedi dei ragazzi. Ascoltando le risate del malvagio, i tre precipitano attraverso una conduttura sotterranea nel sistema delle fogne sotto il settore 6. Quando i giovani si riprendono, seppur miracolosamente indenni, scoprono di essere finiti nella tana di un enorme mostro. Apse è quasi un animale domestico di Don Corneo e sembra che l'intenzione sia quella di trasformarci in un veloce spuntino. Ovviamente non sa con chi ha a che fare e il gruppo si sbarazza facilmente della creatura. Preoccupata per le parole del Don, Tifa suggerisce di raggiungere velocemente il settore 7. Se davvero la Shinra ha intenzione di far crollare il piatto superiore, la gente dei bassifondi deve essere avvertita per tempo e fatta evacuare. Inizia così una veloce corsa attraverso le fogne e successivamente nell'inquietante cimitero dei treni che confina direttamente con la stazione dei bassifondi del settore 7. Purtroppo quando arrivano ai piedi del pilastro, i ragazzi sentono degli spari provenire dalle passerelle. Barrett e Avalanche stanno difendendo la struttura dai Turks e dai soldati della Shinra. Il loro obiettivo sembra la sommità del pilastro, per innescare un sistema automatico di sganciamento che farebbe crollare la parte superiore del settore su quella inferiore, un disastro che deve essere evitato ad ogni costo. Tifa chiede ad Aerith di raggiungere il 7th Heaven per mettere in salvo la piccola Marlene, nel mentre la giovane salirà con Cloud sul pilastro per aiutare Barrett.
I ragazzi, durante la salita, trovano uno dopo l'altro i loro compagni di Avalanche gravemente feriti e in fin di vita, incapaci di continuare a combattere. Il loro leader, invece, è già davanti alla console di controllo del pilastro e la difende dai Turks che stanno sorvolando la zona con un elicottero. Ad affrontare il gruppo una volta riunito è ancora Rino, che ha recuperato le forze dopo l'ultimo scontro con Cloud. Approfittando di un momento di distrazione, il Turk raggiunge la console e riesce ad attivare lo sganciamento della piattaforma superiore prima che i nostri eroi possano intervenire. Fugge poi velocemente saltando sull'elicottero, da cui Cloud vede Tseng, il leader dei Turks. L'uomo ha una prigioniera con sé, è Aerith, catturata al Seventh Heaven. L'unica buona notizia è che Marlene è al sicuro, in casa di Elmira. Aerith ha infatti barattato la sua libertà per mettere in salvo la bambina. L'elicottero si allontana velocemente, il disastro ormai è imminente e non si può fermare. Un timer che nessuno può interrompere dice che mancano pochi secondi e il gruppo non può far altro che tentare una disperata fuga utilizzando un cavo sospeso. Quando il piatto inizia a collassare, chiunque si trovi sia sopra che sotto rimane coinvolto in un mortale crollo che lascia solo macerie e fumo. I tre si salvano per pura fortuna finendo fuori dal settore 7, nel parco giochi vicino al muro di confine. Barrett è sconvolto e chiama ad alta voce i nomi dei suoi compagni, senza però ottenere nessuna risposta. Cloud e Tifa lo convincono a calmarsi e insieme decidono di raggiungere il settore 5, la casa di Aerith, per recuperare Marlene. Al loro arrivo Elmira riprende Barrett per non essere stato un padre responsabile. Aerith è stata catturata mentre si prendeva cura di Marlene, che invece avrebbe dovuto essere protetta da lui. La donna inoltre racconta alcuni retroscena sulla vita di Aerith. Elmira, durante la guerra di Wutai, ha a lungo aspettato il ritorno del marito dal fronte, ma un giorno alla stazione del settore 5 vide scendere una donna ferita e una bambina. La sfortunata disse di chiamarsi Falna e di essere scappata dai laboratori Shinra. Ormai per lei non c'era nulla da fare e affidò sua figlia Aerith ad Elmira. La donna quindi adottò la piccola, crescendola come sua, anche se col passare del tempo si accorse che in lei c'era qualcosa di particolare. A volte sembrava che parlasse da sola ed era evidente che non era una bambina comune. Un giorno confessò ad Elmira di aver percepito la morte di suo marito, cosa che fu confermata pochi giorni dopo da una lettera dell'esercito. A riprova del fatto che Aerith fosse speciale, ci sono stati diversi tentativi da parte dei Turks di catturarla e riportarla nei laboratori Shinra, tentativi sempre falliti grazie le capacità elusive della ragazza. Fino ad ora. Per proteggere Marlene, infatti, si è letteralmente consegnata per assicurarsi che la figlia di Barrett fosse portata in salvo. Dopo questo racconto, Elmira chiede ai ragazzi disperatamente di fare il possibile per liberare Aerith e riportarla da lei. Barrett è talmente riconoscente da non poter assolutamente ignorare la richiesta e anche Cloud e Tifa sono disposti a fare di tutto per la loro amica. Inizia quindi una missione di salvataggio. I laboratori sono nel palazzo Shinra, un grattacielo dai numerosissimi piani posizionato al centro del piatto superiore. Per raggiungerlo Barrett si procura dei rampini con cui scalare il muro del Wall Market e arrivare alla piattaforma senza dover usare il treno. Una volta entrati nel palazzo, i tre cercano di capire dove si trovino i laboratori e iniziano a salire piano dopo piano verso la sommità. Si trovano a dover raccogliere spesso dei pass aziendali con cui avere accesso a zone sempre più esclusive. A dar loro una mano c'è persino Domino, il sindaco di Midgar, il cui ruolo è talmente subordinato a quello del presidente Shinra da esserne quasi eclissato. Domino decide quindi per rivalsa di aiutare Cloud e compagni a raggiungere i piani superiori, facendoli passare inosservati ed evitando loro inutili grane. Il gruppo scopre che è in corso una riunione dei principali membri dell'esecutivo Shinra per decidere sul da farsi riguardo al crollo del settore 7. Tra loro c'è Reeve, il responsabile dello sviluppo urbano, sicuramente preoccupato per la situazione e disgustato dai metodi violenti del presidente. Rassegnato non può far altro che rendere nota l'entità dei danni e il denaro necessario per la ricostruzione. Ma il presidente non sembra avere intenzione di agire in questa direzione. Ha infatti motivo di pensare che presto la Shinra troverà un luogo, finora nascosto, così ricco di da permettere un'estrazione più rapida e efficiente. Il suo sogno è di costruire una nuova Midgar, una seconda città ancora più avanzata, dove poter realizzare i desideri più sfrenati. Al centro delle ricerche che porterebbero a questa scoperta ci sarebbe uno scienziato, Ojo, presente alla riunione, seppur in modo distratto e defilato. Dalle sue parole è evidente che ha intenzione di interrogare un prigioniero per avere le informazioni necessarie e il presidente gli dà il permesso di essere più convincente possibile, accettando implicitamente anche la violenza. Cloud, che ha seguito tutto il dialogo, nascosto in una conduttura dell'aria sopra la stanza, capisce che Ojo sta riferendosi ad Aerith e decide di seguire lo scienziato sperando che li conduca alla ragazza.
In effetti le cose vanno esattamente così. Cloud raggiunge il laboratorio dove Aerith è tenuta prigioniera in una teca di vetro. Sembra che le intenzioni di Hojo siano di farla accoppiare con un esemplare di una razza differente, una sorta di cane dal pelo rosso. I tre intervengono e forzano la teca che rinchiude Aerith. Ne esce anche l'altro esemplare, che cieco di rabbia attacca Hojo, ma lo scienziato riesce a richiamare dal laboratorio sottostante alcune delle sue orrende creature per difenderlo. Il gruppo è costretto ad uno scontro tra sostanze velenose e bestie rivoltanti, ma alla fine riesce ad avere la meglio. Purtroppo però Hojo si è dileguato. Ora la squadra non solo è riunita, ma si unisce a noi anche l'esemplare dall'aspetto canino che abbiamo liberato. È in grado di parlare esattamente come i nostri personaggi e si presenta come Red XIII, un nome ispirato dal suo tatuaggio a forma di 13 che ha sulla zampa. La nostra priorità, una volta recuperata Aerith, è di abbandonare il palazzo, quindi ci affrettiamo alle uscite. Cloud in particolare utilizza l'ascensore, ma viene intercettato dai Turks. Ryu e Zeng ci mettono alle strette e ci catturano. L'operazione sembra essere arrivata al capolinea. Veniamo portati nell'attico in presenza del presidente Shinra, che ci sbatte in faccia i suoi deliranti sogni di grandezza. Ci parla della Terra Promessa, il luogo talmente ricco di Mako da poter sostenere le necessità di una modernissima nuova città e naturalmente i più sfrenati desideri della Shinra. Dopo un dialogo ben poco costruttivo, i nostri eroi vengono condotti in celle di sicurezza, qualche piano sotto l'ufficio del presidente. Non abbiamo vie d'uscita e non ci resta che aspettare che venga deciso il nostro destino. Mentre i cinque si riposano però succede qualcosa. Quando Cloud si risveglia trova la porta della cella aperta e tutte le guardie brutalmente massacrate, ferite da un'arma da taglio. I ragazzi si ritrovano inaspettatamente liberi, ma lo stesso vale per le disgustose creature che Hojo custodiva nei suoi laboratori. Ora scorazzano pericolosamente tra i piani alti del palazzo. Non solo, tornando nel laboratorio di Hojo, troviamo tracce di sangue ovunque. Qualcuno è passato di qui, ha eliminato tutti gli scienziati e ha portato via qualcosa. Il gruppo decide di salire sulla sommità dell'edificio e di chiudere la questione col presidente. Potrebbe essere un'occasione irripetibile per decapitare la società. Cloud e compagni però rimangono sbigottiti quando, raggiunto l'ufficio del leader della Shinra, lo trovano morto con una lunga spada conficcata nella schiena. È una firma, Sephiroth. Stiamo parlando di un soldier leggendario, il più potente dei First Class, ufficialmente morto in guerra, ma le cose non sono andate esattamente così. Cloud lo uccise anni fa a Nibelheim, ma Palmer, un sottoposto Shinra che si era nascosto nel grande ufficio, conferma che il massacro nel palazzo è opera del soldier dai capelli d'argento. Il nostro protagonista non è ancora sceso nei dettagli dei suoi trascorsi con Sephiroth e rimanda al racconto a quando saremo al sicuro. Ora è il momento di lasciare il palazzo prima che le cose si complichino. Sta infatti arrivando un elicottero con a bordo il figlio del presidente, ovvero Rufus Shinra, col suo fedele segugio Dark Nation. Oltre ad aver appena ereditato il titolo di leader della società, Rufus ha idee chiare e se possibile più pericolose sulla conduzione delle operazioni. Vuole raggiungere la Terra Promessa e col suo potere stringere il mondo in un guanto di paura e dominarlo. Cloud decide di dare tempo ai suoi compagni di allontanarsi e sfida a duello Rufus. Lo scontro dura solo finché il figlio del presidente non decide di farsi da parte, stupito delle sorprendenti capacità dell'ex soldier. Cloud a questo punto corre all'entrata del palazzo, sperando di trovare gli altri sani e salvi. Barrett e compagni hanno preso l'ascensore, ma sono stati raggiunti da alcune robo-sentinelle, con cui hanno dovuto incrociare le armi, ma alla fine sono arrivati nel grande atrio al piano terra. Qui però si trovano circondati dai soldati Shinra che aspettano all'esterno. A questo punto interviene Cloud, che in sella ad una moto Hardy Daytona recuperata dal museo Shinra, propone una rocambolesca fuga da una finestra al primo piano, per saltare il cordone dei militari. Tifa si mette alla guida di un furgone trafugato dall'esposizione all'entrata, e con tutto il gruppo a bordo, segue Cloud che fa da apripista. Il piano inizialmente funziona a meraviglia, i ragazzi evitano il grosso delle truppe Shinra e imboccano la lunga superstrada che li porterà fuori da Midgar. Qui sono ancora inseguiti da numerose squadre motorizzate, di cui Cloud si libera relativamente in fretta. Quando la fuga sembra ormai terminata, troviamo un corazzato militare che ci aspetta al termine della superstrada. È l'ultima linea di contenimento Shinra e abbatterlo ci libera definitivamente dagli inseguitori. Il gruppo, stravolto dalla nottata difficile, può veder sorgere il sole all'orizzonte. Siamo obbligati a lasciare Midgar, ormai siamo ricercati e restare sarebbe un rischio enorme. Cloud vuole seguire le tracce di Sephiroth per capire di più sul suo passato ed Aerith è decisa a seguirlo. Anche Tifa ha intenzione di proseguire col suo amico, mentre Barrett e Red XIII, per vari motivi, sono riconoscenti al gruppo e scelgono di rimanere uniti.
In termini di gameplay, questo è un momento di stacco da un'emozionante ma lineare parte iniziale del gioco, una sorta di introduzione. Ora il giocatore si trova a poter viaggiare nell'open world e piano piano raggiungere varie location. Per semplicità nel nostro racconto seguiremo la trama principale, con rare deviazioni, solo quando sono utili alla narrazione. Comunque sia, sottolineerò di volta in volta se mi sposterò in parti facoltative. Il punto di raccolta del gruppo è a Calm, una cittadina poco distante da Midgar. Qui in una locanda la squadra ha modo di riprendere il fiato e discutere sulla situazione. L'argomento che deve essere affrontato quanto prima è la ricomparsa di Sephiroth. Cloud prende la parola e, non certo volentieri, racconta cosa è accaduto anni fa a Nibelheim. Durante una missione per indagare sulla presenza di mostri vicino al reattore della città, Sephiroth e Cloud sono stati mandati nel paese natale del ragazzo. Qui vengono accolti da Tifa, che si guadagna da vivere come guida turistica mentre affina le sue arti marziali. È grazie a lei che i due soldier raggiungono il reattore Mako, e qui Sephiroth trova delle capsule con all'interno quelle che sembrano creature ibride metà mostro e metà umano. La sensazione è che la Shinra, sfruttando l'energia Mako, sia intenzionata letteralmente a generare creature orrende per qualche ignoto scopo. Un dubbio lo assale e sembra non interessarsi più alla missione, ritirandosi in una grande villa ai margini di Nibelheim, la Magione Shinra. Qui, in una polverosa biblioteca nelle catacombe, tra laboratori e cripte, Sephiroth inizia la sua ricerca ossessiva di informazioni sulle proprie origini e sugli esperimenti condotti dagli scienziati della società. Cloud, quasi disorientato, aspetta qualche giorno, poi decide di parlare con Sephiroth per decidere sul da farsi. Lo trova in uno stato di folle esaltazione, recita parole incomprensibili e inquietanti, ma sembra aver trovato le risposte che cercava. Sephiroth discende direttamente da Genova, una creatura scoperta dalla Shinra, e il cui corpo è conservato proprio nel reattore di Nibelheim. Genova, secondo gli studiosi, è un antico, ovvero una rappresentante di una civiltà ormai estinta. I suoi membri, chiamati Setra, avevano poteri sovrannaturali e potevano dialogare con la natura e il pianeta. Quando giunse un meteorite dallo spazio, ne è emersa una creatura aliena che sterminò gli antichi e gli umani vigliaccamente fuggirono in preda al terrore. Sephiroth, sentendosi discendente dei Setra, reclama per sé il dominio del pianeta e dichiara guerra agli umani che tradirono il suo popolo. Evitando Cloud, il soldier leggendario lascia la Magione e si dirige in città. Quando il ragazzo raggiunge la piazza, scopre che Sephiroth è impazzito, ha distrutto ogni casa e ucciso ogni abitante senza pietà. Solo pochi sono sopravvissuti al suo passaggio e Cloud, nel tentativo di intervenire, si getta tra le fiamme. Con la coda dell'occhio vede Sephiroth allontanarsi senza rimorsi, sta andando nuovamente al reattore. Cloud scopre che Tifa e suo padre sono corsi lì e, preoccupato per la sua amica, cerca di raggiungere Sephiroth prima che sia troppo tardi. Al suo arrivo il padre di Tifa è a terra senza vita e la giovane è sconvolta dal dolore. C'è anche Sephiroth e la ragazza cerca di colpirlo, con poca fortuna però. Il soldier la respinge senza fatica, facendole perdere i sensi. Cloud a questo punto affronta il suo folle compagno nella stanza più profonda del reattore, dove si trova il corpo di Genova. Davanti a quella che Sephiroth chiama madre, il soldier leggendario viene sconfitto e ucciso e la storia finisce qui. I compagni di Cloud, sinceramente rapiti dal racconto, vorrebbero più dettagli, ma il nostro eroe non può scendere nei particolari avendo dei buchi di memoria. Barrett ricorda che nel palazzo Shinra aveva visto un corpo contorto nel laboratorio di Ojo e che una targa all'esterno della capsula di contenimento portava un'iscrizione che recitava proprio Genova. Al secondo passaggio però il corpo non c'era più, probabilmente Sephiroth, prima di uccidere il presidente, ha fatto irruzione nei locali di ricerca scientifica e ha portato via Genova. Persuasi che il soldier abbia intenzione di raggiungere in qualche modo la tanto decantata terra promessa, il gruppo prende la decisione di seguire passo passo le sue tracce, nella speranza di raggiungerlo in tempo. Le prime informazioni ce le danno proprio gli abitanti di Calm, hanno visto qualcuno con un mantello nero andare verso est. Inizia quindi il nostro viaggio alla ricerca di Sephiroth, seguendo indizi e tracce location dopo location. A est di Calm si trova una catena montuosa, ma può essere attraversata seguendo un sentiero lungo un sistema di caverne, la Mithril Mine. Il problema per il gruppo è che la regione circostante l'entrata delle miniere è zona di caccia di un pericoloso e enorme mostro serpentiforme, il Midgar Zolom. Siamo quindi costretti a fare tappa nella vicina fattoria dei Chocobo per recuperarne uno. La sua velocità, infatti, può farci superare la zona controllata dallo Zolom senza che il mostro riesca a raggiungerci. Alla
dalla fattoria otteniamo una materia in grado di richiamare un ciocobo selvatico e con l'aiuto di questo simpatico animale arriviamo alla caverna. Alla sua entrata però i ragazzi trovano uno Zolom letteralmente impalato. Sephiroth è passato di qui e non ha certo avuto bisogno di fuggire con un ciocobo. Nella Mithril Mine, oltre che a numerosi nemici, incontriamo anche i Turks, nello specifico Zeng, Ryud e la recluta Elena. Anche loro stanno seguendo Sephiroth per ovvi motivi, quindi le nostre strade potrebbero incrociarsi ancora, ma non sempre in modo ostile. In questo caso, per esempio, gli uomini in nero non hanno nessuna convenienza a scontrarsi con noi e proseguono con la loro ricerca. Elena però si lascia scappare la loro prossima destinazione, Junon, una città costiera ad est. Quando lasciamo la Mithril Mine, abbiamo quindi una meta non molto distante, ma a questo punto della storia è il momento di introdurre un personaggio opzionale. Mi permetto di parlarvene come un elemento canonico, perché altri titoli che in futuro avrebbero ripreso la trama di Final Fantasy VII daranno per scontato questo incontro. Visitando le foreste in questa zona, come in realtà anche più avanti, avremo modo di incappare in un incontro casuale particolare con una giovane ninja di Wutai di nome Yuffie. Sembra per lo più interessata a contrastare la Shinra, e su questo possiamo ammettere di avere una linea di pensiero comune. La ragazza, seppur esuberante e a volte impacciata, sembra perfetta per il nostro party e si unisce al gruppo, sperando di poter in qualche modo mettere il bastone tra le ruote alla Shinra, che tanto ha danneggiato il suo fiero popolo. Il viaggio di Cloud e compagni prosegue quindi verso Junon, una città su due piani come Midgar. La zona alta è dominata da un gigantesco cannone Mako ed è controllata dai militari Shinra. Gli abitanti che non possono permettersi una vita agiata nella città alta sono confinati in quella bassa, inquinata, sporca e senza il tocco della luce del sole. Nel momento in cui arriviamo a Junon, gli abitanti dei bassi fondi non possono nemmeno accedere all'ascensore che porta nella zona alta, che tra le altre cose comprende anche il porto. A noi serve raggiungere una nave, perché la sensazione è che Sephiroth sia venuto qui per imbarcarsi e raggiungere il continente dall'altra parte dell'oceano, dove si trova Nibelheim. Urge quindi trovare una soluzione, e l'occasione in qualche modo arriva. Sulla spiaggia una bambina si trova a essere sorpresa da un mostro marino, e il nostro intervento la salva da morte certa. Questa generosità viene ripagata dalla bambina e dai suoi familiari col dono di uno speciale fischietto, in grado di richiamare l'attenzione di un delfino particolarmente intelligente. Grazie a questo oggetto possiamo coordinarci col simpatico cetaceo e farci dare una spinta adeguata per raggiungere delle impalcature di ferro che conducono direttamente alla città alta. Senza l'aiuto di Mr. Dolphin, non avremmo potuto evitare le sbarre elettrificate a livello del mare, che ci avrebbero fulminato all'istante. Cloud però deve procedere da solo in questa incursione e gli altri ci promettono di trovare una soluzione alternativa. Dandoci appuntamento sulla prima nave in partenza, saliamo velocemente verso la zona alta della città. Quando torniamo a rivedere il cielo, veniamo investiti dall'area spostata da un elicottero. Rufus Shinra è qui. I soldati di stanza a Junon hanno organizzato una meticolosa parata militare in onore del nuovo presidente e ogni luogo brulica di potenziali nemici. L'unica soluzione per aggirarsi tranquillamente per la città è travestirci a nostra volta da soldati, e Cloud trova facilmente delle divise adeguate. Il problema è che un sergente ci scorge, e per non farci scoprire, siamo costretti a eseguire i suoi ordini e addirittura a sfilare in onore di Rufus. Conclusa questa fastidiosa celebrazione, scopriamo che il presidente in compagnia del comandante delle forze armate Heidegger si sta imbarcando esattamente come noi e apparentemente con lo stesso scopo, seguire Sephiroth. La nave è a portata di mano e saltiamo a bordo in tempo per la sua partenza. Divisi tra il ponte e la stiva, troviamo tutti i nostri compagni travestiti e riorganizziamo il gruppo. La cosa che ci lascia a dir poco senza parole è scoprire che Sephiroth è a bordo insieme a noi. Sotto coperta troviamo infatti una strage di soldati Shinra e finalmente in una piccola stanza incontriamo il Soldier leggendario. Non abbiamo il tempo di scambiarci molte parole, visto che inizia subito uno scontro, ma non con Sephiroth che vola via. L'avversario con cui dobbiamo scontrarci è un abominio che porta il nome di Genova Burt e che ci riempie il cuore di inquietudine. Dopo il combattimento, Cloud arriva a sospettare che Sephiroth e Genova siano parte l'uno dell'altra e che in qualche modo siano la stessa cosa. Quello che abbiamo appena distrutto sembrava essere una specie di tentacolo di Genova e non sarà certo l'ultima volta che avremo a che fare con questo orrore. Ci riprendiamo dagli ultimi avvenimenti e aspettiamo che la nave arrivi a destinazione. Quando finalmente mettiamo piede nel continente occidentale, ci troviamo nel porto di Costa del Sol, una cittadina costiera prettamente turistica. Dalla nave scendono anche Heidegger e Rufus, molto contrariato. Sephiroth era sulla nave e con le decine di soldati a bordo, il responsabile delle forze armate non è riuscito a catturarlo. Il neopresidente a questo punto prende un elicottero per muoversi all'interno del continente e proseguire la ricerca.
a darci indicazioni più precise è paradossalmente un personaggio che qui non ci aspettavamo di incontrare. Sulla spiaggia, circondato da ragazze e comodità, il gruppo incontra Ojo, che messo alle strette ci svela che Sephiroth si è diretto ad ovest. Prima di congedarci però fa una domanda diretta a Cloud: hai mai la sensazione di dover visitare un luogo? La necessità di andare in qualche specifico posto? Sia per l'ex soldier che per il giocatore, queste parole non hanno senso e non lo avranno ancora per molto tempo. Ad ovest di Costa del Sol c'è un sentiero che conduce alla piccola cittadina mineraria di Corel, ormai ridotta in rovina. È il paese di origine di Barrett, ma l'accoglienza non è sicuramente buona. La comunità di Corel sembra avere un conto in sospeso col nostro amico, lo tacciano di tradimento e lo ritengono responsabile per la distruzione della città. Parlando con gli abitanti, scopriamo che Sephiroth si è diretto al Gold Saucer, una via di mezzo tra un casinò e un parco divertimenti in mezzo al deserto poco più a sud. Siccome questa struttura è circondata da sabbie mobili, è raggiungibile solo tramite una funivia che parte proprio da Corel. Siamo decisi a continuare verso il Gold Saucer, ma Barrett prima vuole darci le dovute spiegazioni. La gente di Corel lo odia perché 4 anni prima aveva appoggiato l'idea di installare un reattore Mako della Shinra vicino alla città. Scarlet in persona, ovvero la responsabile dello sviluppo armamenti e braccio destro del presidente, era giunta a Corel per spiegare alla popolazione quanto un reattore avrebbe potuto cambiare le loro vite in meglio. Barrett era a favore, ma Dine, il suo più caro amico, era fortemente contrario. Corel è sempre stato un villaggio di minatori di carbone e il Mako avrebbe stravolto completamente le loro vite, calpestando gli sforzi dei loro antenati che qui hanno creato questa comunità. Ma messo in minoranza, Dine dovette accettare la decisione dei suoi amici e questo indirettamente causò la distruzione della città. Qualche tempo dopo, infatti, un'esplosione al reattore fece pensare ad un attacco terroristico. Scarlet, pensando che la popolazione di Corel nascondesse dei dissidenti, mandò le truppe della Shinra a radere al suolo il villaggio e fece trucidare buona parte dei suoi abitanti. Barrett e Dine erano in viaggio e tornando si accorsero di quello che stava succedendo. Incapparono però in Scarlet e alcuni soldati fecero fuoco. Dine cadde in un dirupo, Barrett riuscì ad afferrargli la mano, ma i proiettili dei militari lo colpirono proprio al braccio, facendogli perdere la presa e la stessa mano. Dine cadde nel vuoto e Barrett, ferito ma vivo, si fece montare un'arma sul braccio destro. Sono passati anni da allora, ma i sopravvissuti di Corel ancora rimproverano Barrett di aver insistito a favore della costruzione del reattore. Il gruppo si dimostra solidale con lui e gli riservano parole di conforto. Dopodiché proseguono il viaggio salendo sulla funivia che conduce al meraviglioso Gold Saucer. Il posto in effetti è favoloso, luci scintillanti e neon colorati per qualche istante distolgono i nostri amici dagli oscuri scenari vissuti finora. I nostri eroi si dividono e visitano il luogo, senza dimenticare la loro principale missione, trovare Sephiroth. Cloud nel suo giro arriva ad una delle tante sale giochi e qui incontra una creatura a dir poco strana. Si tratta di un gatto antropomorfo e parlante, in groppa ad un Muguri robot troppo cresciuto. Il gatto dice di chiamarsi Kite Sith e sostiene che il Muguri è una macchina che legge il futuro. A domanda diretta su Sephiroth però, sembra non saper rispondere, ma Kite Sith, a prescindere, si unisce al party in modo letteralmente forzato. Il giocatore infatti non ha nessuna possibilità di scelta e deve accettare di proseguire la storia con questo assurdo individuo nel gruppo. Procedendo nella visita, al Battle Square Cloud si imbatte in una scena raccapricciante. Un'altra strage, stavolta di guardie del Gold Saucer, diversi uomini a terra e un solo sopravvissuto. L'unico testimone dice che il responsabile è un uomo con un'arma da fuoco montata sul braccio. I cadaveri infatti mostrano ferite da proiettili e non può trattarsi di Sephiroth. Che Barrett sia dunque impazzito? Prima di poter agire veniamo circondati dalle guardie e raggiunti dal proprietario del Gold Saucer, Dio. Siamo stati visti entrare con Barrett e quindi considerati quantomeno complici. Veniamo quindi catturati e spediti in una struttura penitenziaria ai piedi del grande edificio del Gold Saucer, con solo la sabbia del deserto intorno. Non possiamo fuggire né proseguire con la nostra ricerca, ma troviamo qui tutto il gruppo. Barrett ci spiega di non essere responsabile delle morti al Battle Square. C'è un'altra persona che ha un'arma sul braccio come lui. Il medico che ha fatto l'operazione al nostro amico aveva fatto la stessa cosa per un altro e quell'uomo non poteva essere altri che Dine stesso, evidentemente sopravvissuta alla caduta. Se è qui da qualche parte, il gruppo di Cloud potrebbe trovarlo e convincerlo a unirsi nella lotta contro la Shinra. Purtroppo Dine ha perso la ragione e quando lo troviamo nemmeno Barrett riesce a farlo tornare in sé. È convinto che sia suo dovere distruggere ogni cosa, uccidere chiunque e infine se stesso. Dice di sentire la voce di sua moglie che lo chiama dall'aldilà e inesorabilmente ci punta l'arma contro.
Inizia quindi un combattimento uno contro uno con Barrett, e quando il nostro compagno ha la meglio, i due ex amici hanno ancora un ultimo dialogo. Ascoltandolo veniamo a sapere che la piccola Marlene è in realtà la figlia di Dine, che lui credeva morta. Barrett, per mettere a tacere i suoi sensi di colpa, se ne è preso cura come se fosse suo padre, e tenta con quest'ultima rivelazione di convincere ancora Dine ad esistere dal suo piano di distruzione. L'uomo però è ormai perduto, e affidando a Barrett l'affetto di Marlene, si getta in un dirupo, ponendo fine alla sua vita. Ci ricomponiamo dopo la triste scena a cui abbiamo assistito e cerchiamo il lato positivo della cosa. Ora abbiamo le prove che Barrett non è colpevole per gli omicidi al Battle Square, e aver sconfitto quello che nella prigione era considerato il boss ci permette di tornare al Gold Saucer per farci assolvere. Per questo particolare passaggio solo Cloud è ammesso sull'ascensore e viene accompagnato da una giovane ragazza, Esther, una manager esperta di gare di Chocobo. È infatti una specie di regola che per uscire dal penitenziario sia necessario vincere una gara di corsa per pennuti giganti. Esther ci dà una mano per comprendere questo particolare sport, permettendoci di partecipare con un chocobo di sua proprietà. Le cose vanno per il meglio, e alla fine riusciamo nell'impresa di vincere la nostra prima gara come fantino. Dio riesamina la nostra situazione e ritorna sulle decisioni prese. Il gruppo è libero e può tornare al proprio viaggio, con in più un dono da parte del proprietario del Gold Saucer, un'auto fuoristrada in grado di superare le sabbie mobili della zona e anche di attraversare piccoli guadi nei fiumi. In termini di gameplay, questo ci permette di tornare in alcune zone precedenti, muovendoci semplicemente sulla warm up senza dover per forza attraversare di nuovo eventuali dungeon. Questo ci semplifica un po' l'esplorazione, ma è solo il primo di diversi step di questo tipo. Abbiamo motivo di pensare che Sephiroth abbia intrapreso un percorso per arrivare a Nibelheim, quindi ci dirigiamo lì. Per raggiungere la città natale di Cloud dobbiamo attraversare il Cosmo Canyon, e il nostro mezzo di trasporto ha un guasto proprio nei pressi di un insediamento. Scopriamo non solo che è il paese di origine di Red XIII, ma che è anche il luogo dove è stato fondato il movimento Avalanche. Visitiamo questo villaggio in cerca di aiuto per riparare il fuoristrada e conosciamo i particolari abitanti. Alcuni di loro sono saggi e asceti, intenti allo studio del pianeta e degli astri. Il più anziano di loro, Bugenhagen, che Red XIII chiama nonno, parlando con Cloud, lo aiuta ad ascoltare attentamente nel silenzio. Il ragazzo in effetti percepisce qualcosa di simile a un grido, che il saggio gli rivela essere l'urlo del pianeta. Un lamento sempre più intenso causato dall'estrazione di Mako da parte della Shinra. Il mondo sta morendo, e secondo Bugenhagen si tratta di un processo ormai irreversibile. Ma siccome la speranza deve sempre esserci, si offre di spiegare a tutto il nostro gruppo come il pianeta vive grazie al Livestream, il fluido di energia che ha all'interno e che piano piano si sta consumando. Nel suo laboratorio astronomico Bugenhagen attiva un simulatore 3D, capace di ricreare immagini olografiche sotto gli occhi di Cloud e dei suoi amici. Quando una qualsiasi creatura muore, il suo corpo si decompone, ma la sua anima torna al pianeta, sotto forma di goccia nel mare di Livestream. Quando una creatura nasce, il pianeta le restituisce una parte di questo fluido, che diventa la sua anima. Ecco come quel corpo inizia a vivere. Quindi il Livestream è la somma di tutte le coscienze e le anime di chiunque abbia vissuto sul pianeta, umani, animali e piante. In quest'ottica i pianeti stessi possono essere considerati esseri viventi, con una loro particolare volontà. Se il Livestream svanisse, il mondo si spegnerebbe e morirebbe. Dopo queste spiegazioni il gruppo, con un più consistente bagaglio di conoscenze, è pronto a riprendere il viaggio. Prima di partire però siamo coinvolti in un incarico che approfondirà il passato di Red XIII, il cui vero nome è Nanaki. Proprio qui, anni prima, una guerra contro i demoni portò la sua razza quasi all'estinzione, e in quella circostanza morì la madre di Nanaki, mentre suo padre pare fosse fuggito. In realtà Seto non era un codardo, tutt'altro. Trovò il segreto passaggio usato dai demoni per raggiungere Cosmo Canyon, e li affrontò in battaglia da solo. Morì combattendo, ma non prima di aver scacciato tutti i nemici e intrappolato il loro leader. Saremo noi a esiliare definitivamente il grande demone e a trovare il corpo di Seto. Colpito più volte da un veleno in grado di pietrificare, ora il suo corpo è diventato una statua e campeggia ancora nel canyon. Bugenhagen racconta tutta questa storia a Nanaki, spiegando che per evitare che i nemici scoprissero nuovamente il passaggio, non aveva potuto rivelare a nessuno la vera storia di Seto. Red XIII a questo punto può cancellare il disprezzo che provava per suo padre e trasformarlo in triste ammirazione.
Chiusa questa parentesi malinconica, il gruppo può finalmente riprendere il viaggio. La prossima meta è proprio Nibelheim. Qui quello che ci troviamo davanti ci confonde profondamente. La città sembra essere in ordine e intatta, anche se Cloud ha raccontato di averla vista bruciare completamente solo 5 anni fa. Inoltre gli abitanti non ci riconoscono e spesso sono ridotti in uno stato semi-incosciente, coperti completamente da un drappo nero. Questi incappucciati hanno un tatuaggio sul braccio, il che significa che sono stati esperimenti di Ojo, come Red XIII. Ma dalle loro bocche sentiamo quasi sempre solo una parola, reunion, ovvero ricongiungimento. Nessuno degli abitanti sembra ricordare un incendio e le case in effetti non ne mostrano segni. Non abbiamo informazioni rilevanti e con ancora più dubbi decidiamo di addentrarci nella magione Shinra, la cui biblioteca sotterranea fu teatro dell'inizio della follia di Sephiroth. Qui apriamo una piccola parentesi. Come abbiamo fatto per Yuffie, anche in questo caso prenderemo per canonico un evento in realtà facoltativo nel gioco, ovvero il reclutamento di Vincent Valentine. Questo personaggio non solo comparirà in altri contenuti della compilation, ma sarà persino protagonista di uno di questi, Dirge of Cerberus. In una delle cripte della magione, il gruppo trova una bara e al suo interno vi è appunto Vincent, che si era rinchiuso qui anche a causa dei suoi stessi sensi di colpa. Un tempo era un Turk ed era innamorato di Lucrezia, una scienziata della Shinra. Secondo le parole di Vincent, Lucrezia era stata costretta dal professor Ojo a portare in grembo un bambino modificato con le cellule di Genova. Si sta parlando di Sephiroth, e l'ex Turk si colpevolizza per non essere riuscito a fermare quell'esperimento. Al momento decide di rinchiudersi nella sua bara, ma quando poco dopo vorremmo lasciare la magione, egli ci proporrà di aiutarci, visto che percepisce un comune obiettivo, fermare Sephiroth e impedirgli di raggiungere la terra promessa. Torniamo alla trama. Il gruppo raggiunge la biblioteca e dopo un lunghissimo inseguimento, finalmente troviamo l'obiettivo del nostro viaggio. Sephiroth è qui, ancora a consultare i libri della Shinra. Al nostro arrivo, inizia un veloce e quasi incomprensibile dialogo con Cloud. Il soldier leggendario ci chiede se vogliamo partecipare alla reunion e dice che ci sarà anche Genova. Inoltre parla di lei come la calamità che viene dal cielo, lasciando intendere che non si trattasse in realtà di un Ancient. Dopo queste frasi apparentemente deliranti, Sephiroth si alza in volo e se ne va, ma non prima di averci svelato la sua prossima meta. Sta dirigendosi a nord, oltre il monte Nibel. Rimasti nuovamente indietro e stringendo solo un pugno di mosche, Cloud e compagni si aggirano nei sotterranei del maniero, scoprendo vecchi archivi di dati sugli esperimenti qui condotti da Ojo. Si parla di due esemplari che anni fa sono riusciti a fuggire eludendo il sistema di sicurezza. Entrambi erano stati sottoposti a pesanti dosi di Mako, ma uno dei due aveva reagito in modo positivo. L'altro invece aveva avuto un crollo mentale e sembrava essere irrecuperabile. Abbandoniamo la magione Shinra, Nibelheim, e superiamo la catena montuosa a nord, raggiungendo una vallata dalla parte opposta. La zona è dominata dal villaggio di Rocket Town, tristemente famoso per la presenza di un razzo Shinra mai decollato, ormai diventato un malinconico monumento cittadino. Qui il gruppo conosce il pilota Sid e Shera, quella che un tempo era la sua assistente e ora compagna di vita. Sid era proprio colui che avrebbe dovuto guidare il razzo verso lo spazio, ma a causa della presenza di Shera nella sala del combustibile, ha dovuto abortire il decollo per salvare la donna. Questo avrebbe dovuto rimandare di 6 mesi il progetto spaziale, ma in quel periodo i finanziamenti Shinra sono stati ridistribuiti e non se ne fece più nulla. Sid quindi vive nella rabbia a causa dell'occasione persa e di questo ovviamente ne fa una colpa alla povera Shera. Oggi però potrebbe esserci una svolta. Rufus ha fatto sapere che sarebbe giunto in città per parlare nuovamente con Sid. L'uomo spera di poter avere una seconda chance e vuole tentare ogni strada possibile per ottenerla. Le sue illusioni però vengono presto spezzate. Il neopresidente in effetti si presenta alla sua porta, accompagnato dal fedele Palmer, ma il motivo della sua visita non è discutere ancora sul progetto spaziale, ma farsi prestare il Tiny Bronco, un piccolo aeroplano che Sid custodisce nel giardino di casa. Con quel mezzo Rufus ha intenzione di continuare l'inseguimento di Sephiroth oltre l'oceano. Cloud viene richiamato da Shera perché la donna si è accorta che Palmer sta cercando di impossessarsi del Tiny Bronco senza che Sid ne dia il permesso. Urge quindi fare ordine e scontrarci anche con questo importante membro del direttivo Shinra. Palmer, quando vede che le cose si mettono male, fugge e il gruppo di Cloud tenta un colpo di mano. Anche a noi serve il Tiny Bronco per raggiungere Sephiroth, per cui lo mettiamo in moto e proviamo ad allontanarci.
prima di riuscire a staccarci dal terreno e prendere quota, riusciamo persino a caricare a bordo il povero Sid, deluso e furioso con la Shinra. I soldati di Rufus però non rimangono a guardare e ci bersagliano coi loro mitra. Un proiettile raggiunge il motore e piano piano perdiamo il controllo del velivolo. Atterriamo sulla superficie dell'oceano, abbastanza lontani da Rocket Town per ritenerci al sicuro da Rufus, ma comunque con un tinibronco non più in grado di volare. Spieghiamo a Sid il motivo del nostro viaggio e il pilota sceglie di seguirci, non per qualche ideale, ma per la mancanza di alternative. In questo momento possiamo considerare il party di Final Fantasy VII finalmente completo. Anche se malandato, il tinibronco può essere ugualmente utilizzato come zattera ed è in grado di costeggiare buona parte di entrambi i continenti, permettendoci di raggiungere facilmente sia le regioni visitate finora che qualche nuova spiaggia. Tra queste una ci fa approdare molto vicini ad una piramide a gradoni che Aerith riconosce come il Tempio degli Antichi. Troviamo anche un incappucciato in questa zona, che ci conferma che quest'area ha un certo interesse per Sephiroth. Purtroppo però è chiusa a chiave e ci troviamo a doverla recuperare, possibilmente prima dei nostri antagonisti. Veniamo a sapere che questa chiave è stata acquistata da Dio, il proprietario del Gold Saucer. Siamo quindi costretti ad una deviazione in attesa per visitare il grande parco di divertimenti. Parliamo con Dio, che tutto sommato è disposto ad aiutarci e a regalarci la chiave, ma a patto che noi lo intratteniamo combattendo nella sua arena, il Battle Square. Tutto va come programmato. I nostri scontri con mostri di ogni tipo divertono Dio, che ci concede la chiave del Tempio degli Antichi. Ciononostante, al momento di ripartire, abbiamo un piccolo intoppo. La funivia ha un guasto e dovremo passare la notte al Gold Saucer. Col favore delle tenebre, Kite Sith, in realtà un robot controllato a distanza da un membro della Shinra, ruba la chiave e la consegna a Tseng. Tutto questo accade davanti agli occhi di Cloud, che rimane incredulo. A sorpresa, Kite Sith si offre ugualmente di aiutare il gruppo il giorno successivo, seguendo i Turk nel Tempio degli Antichi. Se siamo fortunati potremo superarli e trovare per primi Sephiroth. La fortuna è una dea bendata e sicuramente non sorride a Tseng e ai suoi scagnozzi. Quando arriviamo al tempio, troviamo il capo dei Turk a terra, gravemente ferito dopo uno scontro con Sephiroth. Gli agenti della Shinra non sono stati in grado di fermarlo. Entriamo nella labirintica struttura, muovendoci quasi alla cieca, seguendo pochi indizi lasciati da misteriosi individui che vivono nel tempio. Dopo enigmi e pericoli, il gruppo trova una piccola area dove Aerith può esprimere il suo potere di Setra per avere una visione di poco tempo prima. Quando i Turk hanno raggiunto la stanza più profonda del tempio, con le pareti scritte da mille graffiti, Sephiroth li ha raggiunti. Prima di ferire Tseng, il soldier leggendario ha farneticato qualcosa riguardo il suo piano di fondersi col pianeta, ma il significato delle sue parole è ancora nebuloso. Cloud e gli altri trovano la stanza coi murales. Appare ancora Sephiroth, che finalmente spiega dettagliatamente il suo piano. La sua intenzione è di evocare il devastante incantesimo Meteor per colpire il pianeta più duramente possibile. Una ferita così profonda richiederebbe un'immensa quantità di energia spirituale per risanarla. Il livestream si concentrerebbe quindi quasi completamente nel cratere appena generato, e Sephiroth vi si immergerebbe, fondendosi con quell'energia. Questo gli donerebbe la conoscenza assoluta, visto che nel livestream è presente il sapere di ogni creatura defunta in qualsiasi epoca. Anche coloro che morirebbero per l'impatto di Meteor restituirebbero la loro essenza al pianeta, rendendo Sephiroth ancora più potente. Diventerebbe simile ad una divinità. Ma per mettere in atto questo piano deve impossessarsi della Black Materia, un oggetto custodito proprio nel Tempio degli Antichi e che non ha ancora trovato. Una volta conclusa la spiegazione, Sephiroth se ne va, lasciando nella stanza il gruppo sbigottito e Cloud in stato confusionale. Quando si riprende, contempla con gli altri i graffiti nella stanza e giunge ad una conclusione. La Black Materia non è all'interno del Tempio, ma è il Tempio stesso. In questa stessa stanza c'è un antico dispositivo Setra in grado di rimpicciolire il Tempio e farlo diventare appunto la Black Materia. Questo però richiederebbe il sacrificio di chi attiverà il processo, perché rimarrebbe inevitabilmente all'interno del tempio. Non avendo altra scelta, Kite Sith si offre per questo sacrificio. Essendo un robot, può essere velocemente rimpiazzato con un altro identico. I suoi dati verrebbero semplicemente trasferiti in un altro modello e nessuno perderebbe la vita. Kite Sith sente anche di dover in qualche modo farsi perdonare per aver dato la chiave del tempio ai Turk, quindi il suo piano viene messo in atto. Il gruppo si allontana e l'automa Shinra attiva il dispositivo di rimpicciolimento. Dopo pochi istanti l'intero antico edificio è svanito e al suo posto Cloud vede galleggiare nell'aria la Black Materia. Corre a prenderla, ma succede qualcosa di imprevedibile. Appare Sephiroth e senza combattere è lo stesso Cloud a consegnargli la materia. Il personaggio si muove senza che il giocatore possa interagire e il malvagio si impadronisce dell'ultimo tassello per completare il suo piano di distruzione. Sephiroth se ne va e Cloud rimane incredulo delle sue stesse azioni. Non aveva nessuna intenzione di fare quello che ha fatto, eppure il suo corpo si è mosso come se agisse per conto di una volontà estranea.
Barrett e il resto del gruppo, compreso un kitesuit numero 2 appena arrivato, raggiungono Cloud, che però sviene sopraffatto dalla confusione e dalle allucinazioni. In realtà Aerith comunica col suo inconscio, dandogli appuntamento in un luogo sacro agli antichi, la città dimenticata, oltre la foresta dormiente. In quel luogo solo lei, essendo discendente dei Setra, forse può ancora cercare di fermare Sephiroth. Cloud si risveglia in un letto nel villaggio di Gongaga, a sud del Gold Saucer, e come sospettato, Aerith ha lasciato il gruppo per partire da sola. Nessuno sa dove sia, ma il ragazzo, memore delle sue visioni, ha gli indizi necessari, la città dimenticata. Il gruppo si muove rapidamente per raggiungere la ragazza. Cloud ha un brutto presentimento a riguardo. Grazie ai consigli degli abitanti del Bone Village, riusciamo a superare la foresta dormiente e a entrare nella città dimenticata. Al centro di strutture simili a conchiglie giganti, troviamo una specie di altare e in mezzo a questo scorgiamo Aerith in posizione di preghiera. Cloud si avvicina, ma quando è ormai a pochi metri, nuovamente perde il controllo del proprio corpo e fa per attaccarla. Viene provvidenzialmente interrotto dai suoi compagni, ma un'ombra scura appare di colpo. Sephiroth cala dall'alto con la sua lunga spada e trafigge la ragazza davanti agli occhi di Cloud. Il suo corpo si abbatte al suolo senza vita, e una sensazione orribile di vuoto avvolge la mente del ragazzo, che quasi d'inerzia elimina il mostro in cui si trasforma Sephiroth stesso, una seconda forma di abominio, Genova Life. La vittoria ha un gusto amaro, anzi non ha del tutto sapore, eclissata dal dolore per la perdita dell'amica. I sensi di colpa cominciano subito a farsi sentire. Genova stessa ha provocato Cloud dopo il combattimento, definendolo burattino nelle sue mani. Presto il ragazzo capirà il vero significato di queste parole. Il gruppo decide di lasciare il corpo di Aerith in questo luogo, a lei così affine, lasciandolo sprofondare in uno specchio d'acqua vicino all'altare e augurando alla sua anima un sereno ritorno al pianeta. Cloud, pur non essendosi ripreso dal duro colpo emotivo, non può perdere tempo. Non sa quale fosse il piano di Aerith per fermare Sephiroth, ma una cosa è certa, il nemico non ha ancora usato la Black Materia. Forse c'è ancora la possibilità di sottrargliela prima che sia troppo tardi. Uscendo dalla Forgotten City, vediamo chiaramente Sephiroth incamminarsi nella Coral Valley, un sentiero che porta ad un altopiano a nord. Si tratta di una distesa innevata a ridosso di una catena montuosa. Nel punto più alto della vallata c'è un ultimo insediamento che porta il nome di Icy Colin. Il gruppo, stremato dalla marcia, decide di fermarsi a riprendere fiato proprio in questo villaggio, freddo ma accogliente. Qui, visitando una delle case abbandonate, Cloud e compagni si imbattono in quella che sembra essere stata la dimora del Dottor Gust, il primo che studiò il corpo di Genova. Dopo aver compreso i loschi piani della Shinra, il professore ha lasciato la compagnia e si è nascosto proprio qui, ma non da solo. Portò con sé Ifalna, l'ultima rappresentante della razza dei Setra, continuò a studiarla e a raccogliere informazioni sulla sua civiltà, ma con rispetto e affetto, condividendo la vita come una coppia. Dal loro amore nacque la piccola Aerith, e in questa casa è ancora presente il suo letto. Purtroppo dopo anni Ojo riuscì a scovare il nascondiglio del Dottor Gust, irruppe nella sua abitazione con i soldati Shinra, lo uccise e rapì sia Ifalna che Aerith, portandole a Midgar per studiarle come cavie da laboratorio. Il resto della storia purtroppo lo sappiamo. Dalle videocassette registrate dal Dottor Gust abbiamo scoperto che la prima intuizione del professore, ovvero che Genova fosse un Setra, era del tutto errata. Alcuni secoli fa un meteorite colpì il pianeta nella regione a nord e aprì una ferita sulla superficie. Era uno squarcio molto grande e il Livestream iniziò un lento processo di ricostruzione e guarigione di questa ferita. I Setra, consci di quello che stava succedendo, si mossero a loro volta al cratere per aiutare il pianeta con i loro poteri. Lì accadde un tragico imprevisto. Nel meteorite era presente una forma aliena in grado di mutare aspetto, infettare le altre entità viventi e corrompere ogni cosa. Quella era Genova, quindi non un antico, ma una calamità venuta dal cielo che in breve contagiò e distrusse tutta la civiltà dei Setra. L'errore di valutazione di Gust ha portato la Shinra a sperimentare con cellule aliene di una pericolosità inaudita. Genova può controllare le sue parti ovunque esse siano, anche a livello molecolare, quindi questo spiega gli individui incappucciati e tatuati. Erano esperimenti di Ojo e Genova li sta richiamando tutti a sé per una reunion al cratere. Purtroppo è evidente che chiunque abbia avuto a che fare con il progetto Soldier sia a sua volta infettato e quindi in qualche modo controllabile dalla volontà aliena. Il gruppo viene sorpreso da Elena a capo di un manipolo di soldati, che ci trova proprio in questo villaggio, costringendoci ad una fuga precipitosa. Utilizzando uno snowboard che un giovane abitante ci ha regalato, scendiamo velocemente a valle seminando gli inseguitori. Poi, grazie ad un'accurata mappa recuperata nella taverna di Icy Colin, ci orientiamo in qualche modo nella landa battuta dal vento e costantemente spazzata dalla tempesta di neve.
Abbiamo pochissimi indizi, ma sembrano promettenti. Pare che all'estremo nord del pianeta ci sia ancora il cratere causato dall'arrivo del meteorite che portò Genova. La squadra deve quindi incamminarsi verso una ripida parete rocciosa, scalarla, attraversare le caverne al suo interno e infine riemergere presso la sommità per scoprire di essere sul bordo del cratere. A questo punto ci caliamo nell'enorme fossa e incominciamo ad incontrare gli individui incappucciati che avevamo visto a Nibelheim. Sono stati attirati qui da Genova per portare a termine la reunion. Alcuni di loro sono stremati e muoiono nel tentativo di proseguire, altri invece riescono ancora ad arrancare verso il centro del cratere. Intanto i dirigenti della Shinra stanno raggiungendo questo luogo in volo e Ojo dimostra la sua soddisfazione. Lo scienziato infatti aveva compreso molto tempo fa gli effetti della reunion e sa anche che lo stesso Cloud ne sarà inesorabilmente attratto. Il gruppo raggiunge il punto più profondo della conca e trova finalmente Sephiroth. È evidente che sapeva che stavamo arrivando. Decide quindi di affrontarci mutando il suo aspetto, divenendo Genova Death. Il concetto è a questo punto semplice da comprendere. Tutti coloro che possiedono nel proprio corpo le cellule di Genova possono essere controllati e potenzialmente ognuno di loro può trasformarsi in un clone di Sephiroth o in una mostruosa forma di Genova. Il soldier leggendario che abbiamo visto finora era solo il corpo di un incappucciato controllato a distanza dal vero Sephiroth, che come ricorda Cloud è stato gettato 5 anni fa all'interno del livestream. Non è morto e da lì con la sua forza di volontà ha iniziato a interagire con chiunque fosse stato vittima degli esperimenti di Ojo con le cellule di Genova. Ha continuato a perseguire sui piani di distruzione servendosi di questi burattini e ora manca l'ultimo tassello, Cloud. Ci disfiamo di Genova Death e recuperiamo la Black Materia. Cloud, comprendendo di non essere affidabile, decide di lasciarla custodire ad uno dei suoi compagni. A questo punto pensa sia importante chiudere la questione e cercare il vero Sephiroth, che dovrebbe essere presente da qualche parte qui nel cratere. Accompagnato da Tifa, Cloud si avvicina alla caverna più profonda, ma entrambi vengono sopraffatti da una serie di visioni. Rivedono Nibelheim che brucia e al posto di Cloud c'è un altro soldier dai capelli neri. Cosa significa questo? La verità sembra venire a galla piano piano. Appare Sephiroth, che inizia a spiegare cosa realmente sia accaduto. Cloud non è mai esistito, tutta la sua vita è una menzogna. È stato infatti creato come clone utilizzando la coscienza di Tifa e quella del soldier che abbiamo visto poco fa. La memoria di Cloud è stata letteralmente creata dalla Shinra, ma inizialmente l'esperimento venne considerato fallito, visto che il ragazzo aveva dato segni di un crollo psicologico. Ojo non lo aveva mai degnato nemmeno di un tatuaggio numerato e lo aveva semplicemente gettato. Ma Cloud si riprese e si convinse che i propri ricordi gli appartenessero, cercando di ignorare i sempre più frequenti buchi e le incoerenze. Alla fine, avendo in sé le cellule di Genova, è stato controllato da Sephiroth e ha potuto farsi consegnare alla Black Materia, e che infine lo ha condotto qui. Tifa tenta di difendere Cloud dalle parole del malvagio, ma anche lei ha le idee un po' confuse. Se quello che dice Sephiroth è vero, anche parte delle sue memorie non sono al loro posto. Il ragazzo prova a ricordare alcuni dettagli della sua vita, ma anche parti rilevanti della sua crescita sembrano mancare. Per esempio, non trova memoria di quando è entrato nei Soldier, evento che per lui dovrebbe essere tra i più importanti. A questo punto Cloud ha un crollo e non può opporsi a un senso di inutilità e apatia in un mondo distante di cui non può fidarsi. Si abbandona quindi alla volontà di Sephiroth. Intanto Rufus e il direttivo Shin raggiungono al centro del cratere e trovano una caverna talmente carica di energia da poter essere considerata la terra promessa. Le pareti ghiacciate tutte intorno stringono in una morsa gelata le leggendarie weapon, mostri creati dal pianeta stesso come ultima linea di difesa in caso di crisi. Al centro del soffitto della grotta, un'intricata struttura simile ad una ragnatela di radici circondano una zona centrale luminosa. Lì si trova quello che rimane del corpo di Sephiroth, del vero Sephiroth, caduto nel livestream 5 anni prima. Cloud, ormai non più arbitro delle proprie azioni, si fa restituire la Black Materia dal suo compagno e davanti agli occhi di Tifa, Rufus e tutti gli altri, la fonde volontariamente col corpo di Sephiroth, generando una potente ondata di energia. Tutti sono costretti a fuggire velocemente a bordo dell'aeronave della Shinra, lasciando Cloud a perdersi nel livestream in questo luogo maledetto. Sephiroth con la Black Materia può immediatamente mettere in atto il suo piano e richiamare Meteor, cosa che in breve porterà alla distruzione del pianeta. Il malvagio crea anche un'impenetrabile barriera intorno al cratere per evitare che qualcuno possa interferire col suo piano di morte. La situazione precipita e il crollo della grotta porta al risveglio delle weapon. L'aeronave riesce a fuggire in tempo, ma l'equipaggio assiste impotente all'emergere di alcune enormi creature, la più grande delle quali, ultima weapon, ha le dimensioni di una montagna.
Passano i giorni e Tifa si risveglia a Junon con Barrett. Si fa aggiornare. La Shinra vuole tentare di distruggere Meteor coi propri mezzi militari, ma il successo non è garantito. Intanto di Cloud non si è più saputo nulla e le Weapon stanno attaccando il pianeta un po' ovunque, seminando distruzione e morte. Rufus e Heidegger hanno deciso di tenere a freno il panico della popolazione cercando un capro espiatorio e ovviamente la scelta ricade proprio su Barrett e Tifa, che vengono ammanettati e trascinati nella sala delle esecuzioni. È presente anche Scarlet, ma è anche evidente che camuffato ci sia pure Kite Sith nella stanza. Forse non tutto è perduto, serve solo un'occasione per liberarsi e fuggire. L'opportunità si presenta, ma non è certo la migliore immaginabile. Una delle Weapon si sta avvicinando a Junon e tutte le guardie Shinra vengono richiamate ai loro posti di combattimento per ricacciarla. Tifa rimane legata nella stanza dell'esecuzione, mentre un gas letale si sta già liberando nell'aria. Tutti sono troppo impegnati per pensare ai nostri eroi e Barrett, aiutato da Kite Sith, si libera e cerca un modo per salvare la sua amica. Intanto all'esterno si sta consumando un tragico duello tra la linea difensiva di Junon e l'enorme creatura marina che emerge dalle acque per attaccare la città. Solo un colpo fortunoso del cannone Mako pone fine alla battaglia, vaporizzando la testa della Weapon, che senza vita si inabissa. Tifa riesce agilmente a disfarsi delle catene e approfitta di un'apertura in una parete causata dalla Weapon per fuggire all'esterno. Poi riesce a raggiungere la superficie del cannone e a questo punto viene raggiunta da Scarlet, che con alcuni soldati non vuole mollare la presa. Inizialmente le due donne si sfidano in un duello di schiaffi, poi Scarlet lascia che siano i fucili delle guardie a chiudere la questione, ma Tifa sente una voce. Alle sue spalle Barrett, che intanto aveva trovato anche Sid e gli altri, si è impossessato dell'aeronave di Rufus, la Highwind, e sta esattamente sotto la bocca del cannone Mako. A Tifa basta saltare per trovarsi a bordo e in pochi secondi lontana da Junon. Il gruppo è riunito, anzi non del tutto. Tifa a bordo non ritrova ovviamente Cloud, ancora da qualche parte nel livestream. Nel cielo campeggia Meteor che si sta avvicinando e la priorità della squadra è riorganizzarsi e mettere in atto un estremo tentativo per fermare Sephiroth. Sid, in quanto capitano alla guida della Highwind, prende le redini della situazione e diventa momentaneamente il leader. La ricerca di Cloud è una delle priorità e almeno in questo la fortuna ci assiste. Nel piccolo villaggio di Middle, Tifa sente degli abitanti parlare di qualcuno che è stato trovato privo di sensi sulla spiaggia. La descrizione sembra corrispondere a quella del suo amico d'infanzia. Nell'ambulatorio del paese, in effetti, troviamo proprio Cloud, ancora gravemente avvelenato dal livestream e incapace di formulare frasi e pensieri. Tifa, commossa e preoccupata, decide di rimanere a suo fianco, mentre il resto della squadra tenta di trovare una soluzione al problema Meteor. Kite Sith ora si trova nella posizione di poter fare la spia al nostro servizio e ai danni della Shinra e ci svela un segreto molto utile. Rufus sta mandando i suoi migliori uomini a impossessarsi di quattro materia particolarmente potenti, le Huge Materia, che si creano con un particolare processo al centro di un reattore Mako. Con questi pregiati distillati di livestream, la Shinra ha intenzione di caricare una potente arma e frantumare la meteora in arrivo, ma le Huge Materia raccolgono al loro interno una quantità di etere così puro da poter contenere una grande quantità di conoscenza, forse anche quella dei Setra, e utilizzarle per generare un'esplosione sarebbe un imperdonabile spreco. Inoltre il piano di Rufus molto probabilmente non funzionerà, anzi frammentare la meteora potrebbe portare a danni collaterali ancora più devastanti. Intenzionati a non lasciare materia così potente in mano ai nemici di sempre, Barrett e Sid decidono di intervenire e tentare di recuperare quante più Huge Materia possibili, andando a Corel e nell'insediamento di Fort Condor. Una volta conclusa la nostra ricerca, facciamo nuovamente meta a Middle per sincerarci delle condizioni di Cloud. Tifa è ancora a suo fianco, nel disperato tentativo di risvegliare il suo amico, ma all'esterno delle grida attirano l'attenzione di Sid. Un'altra Weapon, stavolta ultima, sta avvicinandosi al villaggio mettendo a rischio l'intera popolazione. Il gruppo interviene e tutto sommato questo coraggio porta ad un risultato. La Weapon si allontana, ma non prima di aver causato ingenti danni, all'isola in cui si trova Middle. Un terremoto colpisce la regione e dalla terra tremante sgorga un flusso incontrollato di livestream. Buona parte dei nostri eroi riesce a fuggire, ma Tifa e Cloud vengono inghiottiti dal liquido mistico. Questa sarà un'opportunità unica per la coscienza di Tifa per aiutare il proprio amico a capire una volta per tutte il suo passato. È davvero stato creato dalla Shinra basandosi sulle memorie della ragazza? Attraverso un percorso onirico, la coppia scandaglia le memorie sopite alla ricerca della verità e individua un ricordo che è proprio solo di Cloud. Si tratta del vero motivo per cui il ragazzo voleva entrare nei Soldier. Da giovane aveva seguito Tifa e i suoi amici sul Monte Nibel e la bambina aveva tentato di attraversare da sola uno dei pericolanti ponti di quel luogo.
Cloud aveva cercato di fermarla, ma entrambi furono vittime di un crollo e caddero rovinosamente lungo la scarpata. Gli amici di Tifa fuggirono e i due vennero ritrovati solo molto tempo dopo. Cloud aveva solo una leggera ferita alla gamba, ma la giovane era in coma. Lo rimase per giorni e Cloud fu ritenuto responsabile di tutto e allontanato. Questo scatenò nel ragazzo non solo un desiderio di rivalsa, ma anche un senso di colpa per non essere stato in grado di difendere la sua amica. Per questo voleva entrare nei Soldier, per diventare così forte da poterla proteggere contro ogni pericolo. Questo ricordo non può provenire dalla mente di Tifa, quindi è la dimostrazione che Cloud non è stato creato pochi anni prima. Sephiroth ha mentito. Aiutandosi a vicenda, la coppia ricostruisce i fatti di Nibelheim. Cloud era realmente presente nella spedizione della Shinra, ma non in veste di Soldier, ruolo che invece era ricoperto da Zack Fair, il giovane dai capelli neri apparso nella visione. Cloud non è mai diventato un Soldier, fermandosi al grado di semplice soldato, ed era solo una delle guardie che accompagnavano Sephiroth, quindi ha assistito a tutto quello che è accaduto a Nibelheim. Inoltre, quando il Soldier leggendario è impazzito e ha messo fuori combattimento Tifa, Cloud ebbe la forza e il coraggio di attaccarlo. Durante lo scontro, seppe sfruttare la sua forza per scaraventare Sephiroth nella vasca di Livestream del reattore del Monte Nibel e porre fine, almeno per il momento, alla sua follia. Anche Tifa, a causa dello shock, si è ritrovata con alcuni ricordi cancellati e fuori posto, e finalmente, grazie a questo processo di aiuto reciproco, entrambi possono dire di aver risistemato almeno in parte il loro passato. Cloud e Tifa vengono recuperati e salvati da Barrett e gli altri. Il ragazzo ora è cosciente ed è in grado di spiegare a tutti cosa è accaduto nella sua mente. Al sicuro nella Highwind, Cloud racconta che inconsciamente, nel tentativo di idealizzarsi come grande combattente, ha fatto suoi racconti del suo amico Zack Fair, che era realmente un Soldier. Siccome comunque era stato vittima degli esperimenti di Ojo e il suo corpo ospitava le cellule di Genova, le sue capacità e abilità in battaglia potevano realmente sembrare quelle di un vero Soldier, pur non essendo mai entrato effettivamente in quella squadra di Elite. In pratica ha involontariamente mentito dicendo di essere un Soldier First Class, ma nessuno esterno alla Shinra avrebbe potuto accorgersene. Ora si deve trovare un modo per risolvere il problema di Sephiroth e di Meteor. Cloud viene messo a parte della missione di raccolta delle Huge Materia. Visto che quella di Nibelheim è già in mano alla Shinra, l'ultima è nel reattore sottomarino di Junon, quindi quella sarà la nostra prossima meta. In effetti anche questa Huge Materia è praticamente già in tasca a Rufus, ma facendoci strada tra i soldati e gli ufficiali Shinra, ci impadroniamo di un sottomarino e raggiungiamo il convoglio che sta trasportando via la preziosa materia. Il sottomarino rimarrà poi a nostra disposizione per muoverci in zone di mappa finora irraggiungibili, aggiungendosi alla lunga lista dei mezzi di locomozione in nostro possesso. A questa lista dovremo aggiungere anche il Chocobo, allevabile in questa fase di gameplay, utile per raggiungere location esclusive, ma si tratta di una parte di gioco opzionale. Tornando alla nostra storia, è opzionale anche il successo o meno della raccolta delle Huge Materia, fase di trama che diventa una scusa per esplorare nuove zone e scoprire di più sulla lore. Infatti è ininfluente ai fini della storyline se e quante Huge Materia riusciamo a recuperare, compresa l'ultima che diventa la nostra prossima meta. Come dicevamo, la Shinra ha in mano solo una Huge Materia, quella di Nibelheim, e la portata dove vuole mettere in atto il suo tentativo di distruggere Meteor, a Rocket Town. Lì, rimettendo in sesto proprio il razzo di Seed ancora nella cittadina, la Shinra vuole tentare di spararlo come un proiettile esplosivo contro la meteora in arrivo. Con le armi sguainate riusciamo ad entrare nel razzo e scopriamo che il lancio è ormai imminente. Non solo, è proprio Shera che sta ultimando i controlli al motore. Improvvisamente rapito dal desiderio mai sopito di viaggiare nello spazio, Sid ha più di un'esitazione. Sente che se effettivamente il suo razzo potesse fermare una minaccia così terribile come Meteor, potrebbe essere ricordato come un vero eroe. Quasi in trance inizia a premere tasti sulla console, a controllare le condizioni del razzo e a dare ordini. Quando da Shera, ignara di tutto, arriva la conferma che il razzo è pronto a partire, il viscido Palmer con un controllo remoto inizia il conto alla rovescia, rinchiudendo il nostro gruppo in una trappola mortale. Sentendoci incastrati in un viaggio di non ritorno verso Meteor, cerchiamo disperatamente un modo per fuggire. Sid, tutto sommato soddisfatto di aver raggiunto il suo sogno di visitare il cosmo, ha una soluzione in attesa, un pod di salvataggio che la Shinra non aveva individuato. Nelle operazioni di fuga raccogliamo anche Shera che era ancora sul velivolo e ci rendiamo conto che in effetti il razzo aveva un difetto di progettazione, proprio come la donna aveva sostenuto anni prima, fermando il primo lancio di Sid. Alla fine scopriamo che aveva ragione e l'uomo le deve le doverose scuse. In questo frangente il party può anche tentare di portare via con sé la Huge Materia che funge da testata esplosiva.
Il piano di fuga funziona. La squadra lascia il razzo appena in tempo e in una capsula di salvataggio torna sulla Terra. Purtroppo, quando il mezzo spaziale colpisce Meteor, non sortisce alcun effetto. Tutta la popolazione terrestre vede una luce abbagliante, ma pochi istanti dopo la meteora torna visibile, invariabilmente sulla stessa traiettoria. La speranza per il pianeta è sempre meno. Il gruppo ha un momento di scoraggiamento. Da un lato i ragazzi speravano che il piano di Rufus funzionasse, ma ora abbiamo poco tempo e dobbiamo almeno provare a trovare una soluzione. Sembra che la chiave di tutto sia Sephiroth stesso e che l'unico modo per fermare Meteor sia sconfiggerlo una volta per tutte. Questa è una deduzione cui arriva anche la Shinra, che sposta il cannone mago di Junon direttamente a Midgar, in modo da sfruttare l'energia prodotta dai reattori. L'arma, ribattezzata Sister Ray, ora punta al cratere Nord. Intanto Cloud e gli altri, privi di idee, si affidano alla saggezza di Bugenhagen e lo raggiungono a Cosmo Canyon. L'anziano pensa che l'unico potere in grado di opporsi a Meteor sia la magia bianca definitiva, ovvero Holy, ma dove si trovi questa materia al momento è un mistero. Cloud immagina che possa esserci un indizio dove avevamo trovato Aerith nella città degli antichi e dove purtroppo Sephiroth la uccise. Se la ragazza era lì, forse c'era un motivo che ancora ci sfugge e questo motivo potrebbe essere legato proprio alla magia Holy. Grazie ad una chiave recuperata nei fondali marini, viaggiamo con Bugenhagen alla città degli antichi e riusciamo a mettere in funzione un sistema di proiezione eterica che ci mostra gli ultimi istanti di vita di Aerith. Le immagini mostrano chiaramente una materia che le cade dal fiocco che le stringeva i capelli dietro la testa. Un dono di sua madre Ifalna, ci aveva detto quando l'avevamo conosciuta, ma un dono che ora potrebbe servire a tutto il mondo. La materia è semplicemente caduta nello specchio d'acqua sottostante quando Aerith è stata uccisa ed è ancora lì. Il suo potere però è quiescente e non può essere ancora utilizzato, qualcosa la blocca, Sephiroth. Eliminare il malvagio Soldier torna ad essere la nostra priorità, anche se questa volta una flebile speranza si profila all'orizzonte. Quando Cloud lascia il tempio viene raggiunto da una chiamata di Kite Sith. La situazione sta precipitando. Una delle difese del pianeta, Diamond Weapon, sta puntando verso Midgar e il Sister Ray non sembra avere ancora la giusta quantità di energia per fare fuoco. Il gruppo deve quindi intervenire per evitare che l'enorme creatura distrugga la città. Cloud e compagni si frappongono e tengono occupata Diamond Weapon fino a che Rufus non riceve la comunicazione tanto attesa. Il Sister Ray è pronto e può fare fuoco. Il raggio di luce colpisce la Weapon e la trapassa e raggiunge anche la barriera intorno al cratere Nord mandandola in frantumi. Ora possiamo scontrarci con Sephiroth. Purtroppo Diamond Weapon, prima di soccombere, aveva fatto fuoco su Midgar e una serie di proiettili esplosivi raggiungono la città, colpendo anche Rufus all'interno dell'attico del palazzo Shinra. I vertici della società si trovano a fronteggiare non solo la perdita del loro presidente, ma anche quello che sembra un malfunzionamento del Sister Ray. Dopo aver sparato, dovrebbe rimanere a riposo per diverse ore prima di poter fare di nuovo fuoco, ma Riva, Heidegger e Scarlet si rendono conto che qualcuno ha preso il controllo della console di comando e sta per sparare una seconda volta. Questo metterebbe in pericolo la stabilità del cannone stesso, e quindi tutta Midgar. Cloud e compagni vengono a sapere queste informazioni in tempo reale, scoprendo che Kite Sith è controllato a distanza da Reeve stesso, che in questo momento sta cercando di mettersi in contatto col mainframe del Sister Ray, purtroppo invano. La sorpresa per avere sul ponte della Highwind addirittura uno dei dirigenti Shinra viene però superata dal terrore per quello che sta succedendo. È Ojo che sta ordinando al Sister Ray di attivarsi e, come se non bastasse, andando a raccogliere tutto il mago a disposizione. Il suo obiettivo è di spedire sotto forma di raggio tutta l'energia possibile a Sephiroth, suo figlio, per trasformarlo in una creatura semidivina. A questo punto Kite Sith, la cui copertura ormai è caduta, convince il gruppo a dirigersi a Midgar per fermare Ojo, mentre Reeve viene arrestato da Heidegger e Scarlet, che forse non comprendono il rischio, ma più di ogni altra cosa vogliono uccidere Cloud. I nostri eroi non si curano di questo, e siccome Midgar è sotto legge marziale, possono raggiungere la città solo gettandosi dall'Highwind col paracadute. Atterriamo nel settore 8 e per evitare di essere facilmente individuati dai militari decidiamo di muoverci nascondendoci nei sotterranei. Qui veniamo però intercettati dai Turk, Rino, Ryud ed Elena, che hanno il preciso ordine di fermarci. Anche se ci affronteranno tutti insieme, Cloud riuscirà ad opporsi e a metterli in fuga. Sicuramente in futuro sentiremo ancora parlare dei Turk.
Quando ormai il gruppo si trova quasi a destinazione, lascia i sotterranei e torna a muoversi per le vie del settore 8, ma purtroppo viene immediatamente individuato da Heidegger e Scarlett. I due hanno a disposizione quello che sembra un enorme robot, una creazione del distaccamento ricerca armamenti della Shinra, un colosso anti-weapon chiamato Proud Claude. Non possiamo fare altro che impegnarci in un altro pericoloso scontro. Il combattimento è tra i più complessi per Claude, ma alla fine riusciamo a far saltare in aria il Proud Claude, che nell'esplosione porta via anche le vite di Heidegger e Scarlett. Ora manca solo Ojo. Lo scienziato pazzo è ancora alla console del Sister Ray e noi riusciamo a raggiungerlo in tempo. Non ha ancora azionato il cannone. Ojo farnetica che Sephiroth conta sull'energia che sta per mandargli e continua a insultare Cloud, apostrofandolo esperimento fallito e nulla di più. Ovviamente lo attacchiamo prima che sia troppo tardi, ma l'uomo ha diversi assi nella manica. Oltre a varie fastidiose creature che ci scaglia contro, Ojo ci svela di aver fatto test anche su se stesso e il risultato dei suoi esperimenti si paleserà a metà del combattimento. Lo scienziato subisce delle mutazioni, trasformandosi dapprima in un informe abominio artigliato, eretico Ojo, poi nella forma di vita finale Ojo N, meno minacciosa all'apparenza ma ugualmente letale. Quando gli diamo il colpo di grazia, Ojo o quel che ne rimane scompare nel nulla, la Shinra non esiste più. Il Sister Ray viene spento e il rischio di esplosione scongiurato. Ora dobbiamo viaggiare verso nord per fermare Sephiroth. Nella nostra squadra ognuno ha un motivo diverso per voler salvare il pianeta, come affetti e interessi. Per Cloud è anche una questione personale tra lui e il Soldier leggendario. Le cose vanno chiuse una volta per tutte. Il cratere ora è raggiungibile e il gruppo può calarsi all'interno. Questo non vuol dire che sia una cosa facile, infestato com'è di mostri e creature orrende. Arrivati a quello che sembra il fondo della fossa, Cloud vede giungere la forma finale di un nemico che ha ripetutamente cercato di fermarlo, ma ha anche segnato il destino di tutta l'umanità. Genova Synthesis, una mutazione definitiva, più potente di ogni altra affrontata finora. Ma ormai la squadra è pronta a qualsiasi sacrificio, e colpo dopo colpo la vittoria viene conquistata e la creatura distrutta. Il viaggio dei nostri eroi è giunto al suo obiettivo. Sephiroth è davanti a loro, esibisce tutta la sua potenza, sembra fuori dalla nostra portata, ma con la forza di volontà che ci ha spinti fin qui, facciamo quest'ultimo passo. Il Soldier, che ormai di umano non ha più nulla, ci affronta prima con una forma imponente, con ali di angelo ma aspetto demoniaco. Il gruppo è anche costretto a gestire il combattimento su più fronti, per poter mettere in difficoltà il nemico. Ma anche quando sembra che tutto stia andando per il meglio, Sephiroth cambia ancora forma, trasformandosi in una sorta di creatura divina. Alle sue spalle le nuvole sembrano farci pregustare il paradiso, le sue ali richiamano l'abbraccio dei serafini, ma i suoi colpi sembrano provenire direttamente dall'inferno, specialmente il catastrofico supernova, in grado di polverizzare interi pianeti. Quando con l'ultimo fendente riusciamo a distruggere il nemico del mondo e rispedire il suo spirito al pianeta, finalmente sospiriamo. Per una vittoria insperata, cercata a lungo, ma purtroppo non sufficiente per salvare l'umanità da Meteor. L'astro infatti è ancora in rotta di collisione. Il gruppo cerca di allontanarsi mentre la Terra trema. Cloud, stremato, inizia la risalita del cratere, ma è colto da un'altra crisi. Sephiroth non è stato completamente eliminato, è ancora presente nella sua mente. In un simbolico scontro nella propria coscienza, il nostro eroe riesce a scacciare definitivamente l'incubo del suo nemico anche dalla sua testa, liberandosene una volta per tutte. Quando si riprende, vede la mano di Tifa che lo aiuta a rialzarsi, e più rapidamente che possono, i due raggiungono l'Highwind. Usciti dal cratere abbiamo la coscienza a posto, quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, ora tocca a Oli. Il potere della magia bianca agisce creando una barriera sotto Meteor, ma il suo intervento è tardivo e rischia addirittura di peggiorare la situazione. Midgar, direttamente sotto la meteora in caduta, viene spazzata da tornadi e tempeste di energia che distruggono ogni edificio del piatto superiore, mettendo in pericolo la popolazione fuggita nei bassi fondi. Ma per quanto potranno rimanere al sicuro? A questo punto, dal terreno tutto intorno a Midgar, vediamo comparire dei filamenti di Livestream che iniziano a formare un tessuto, dapprima rarefatto, poi compatto e impenetrabile. Meteor non riesce a superare questa nuova barriera. Il pianeta ha salvato se stesso con quell'energia che l'uomo le stava così avidamente sottraendo. I nostri eroi assistono da lontano. La sensazione è che Aerith, dall'interno del pianeta dove si trova ora, abbia fatto la sua parte per salvare tutti. Il gioco ci porta avanti di 500 anni, con un Red XIII insieme ai suoi cuccioli che da un picco osserva quello che rimane delle rovine di Midgar, conquistate dalla vegetazione e divenute parte di un mondo in cui la natura regna sovrana, come alcuni millenni prima.
Così si conclude la trama di Final Fantasy VII originale, ma non certo le sue storie secondarie e i suoi segreti. Il gioco racchiude in sé decine e decine di ore per gli amanti del completismo e ulteriori approfondimenti dei personaggi, come accade per Vincent e soprattutto per Yuffie. Ovviamente per motivi di tempo non ho potuto soffermarmi in questo video su tutti questi aspetti, ma non escludo di tornarci in futuro in un altro contenuto. Final Fantasy VII è stato un gioco inizialmente autoconclusivo, estremamente apprezzato dall'utenza e per molti versi considerato l'apice del successo della saga. Negli anni successivi Square Enix ha iniziato a creare altri videogiochi e prodotti di medium diversi per riprendere quell'universo ed espanderlo. Questo video è già lunghissimo, ma non posso non parlare della compilation, ovvero l'insieme di elementi che piano piano hanno rigenerato, in alcuni casi riformulato, la lore iniziata nel 1997 con le avventure di Cloud. Iniziamo nel 2004 con Before Crisis, prequel mobile la cui storia narra principalmente le vicende dei Turk, a partire da 6 anni prima di Final Fantasy VII, fino ad arrivare al suo inizio. Nel 2005 esce Final Fantasy VII Advent Children, film d'animazione che rappresenta un sequel diretto del gioco originale. Ritroviamo Cloud e i personaggi principali affrontare eventi che accadono 2 anni dopo la caduta di Meteor. Nel 2006 è la volta di Dirge of Cerberus, sparatutto in terza persona per Play 2, che vede come protagonista Vincent Valentine. Si tratta sempre di un sequel, che prende posto un anno dopo Advent Children e di conseguenza 3 anni dopo Meteor. Nel 2007 viene pubblicato Crisis Core, un RPG action per PSP, dove il giocatore vestirà i panni di Zack Fair, il soldier che influenzerà moltissimo la vita di Cloud. La trama inizia 7 anni prima gli eventi di Final Fantasy VII. Nell'elenco degli elementi della compilation dobbiamo anche citare diverse raccolte di novel, anime e videogiochi basati sui minigame. Nel 97 non esistevano ancora le pubblicazioni che oggi chiamiamo Ultimania, ma uscì ugualmente un book che ne può essere considerato un precursore, la Final Fantasy VII Katai Shinsho The Complete, uscita lo stesso anno anche in versione revised. Nel 2005 abbiamo l'Ultimania Omega e nel 2007 arriva l'Ultimania del 10° anniversario, di cui è uscita 2 anni dopo una versione revisionata. Nell'aprile del 2020, dopo un lungo sviluppo, esce l'attesissimo Final Fantasy VII Remake, che rappresenta in realtà una rivisitazione, per lo più fedele all'originale, ma relativa solo alla primissima parte del gioco, ovvero gli eventi a Midgar prima della fuga dalla città. Si tratta di una porzione molto breve di gameplay, che però è stata ampiamente sviluppata per fornire un'esperienza videoludica paragonabile ad un gioco completo. Nel momento in cui sto scrivendo questo video non si hanno informazioni sul resto del progetto. Il remake, poi upgradato nella versione intergrade con contenuti aggiuntivi, ha visto arrivare in soli 2 anni una certa quantità di elementi corollari, come un DLC con una parte di trama indipendente dedicata a Yuffie, alcune light novel e addirittura 3 volumi Ultimania colmi di informazioni. Nel 2021 è stato rilasciato uno sparatutto Battle Royale mobile, The First Soldier, la cui trama, praticamente inesistente, inizia 30 anni prima rispetto ai fatti di Final Fantasy VII. Nel momento in cui scrivo si ha solo l'annuncio per il 2022 di Ever Crisis. Si tratterà di un GDR mobile che ci farà rivivere in maniera riassuntiva ma coerente ogni singolo capitolo della saga di Final Fantasy VII, compresi i contenuti non videoludici come Advent Children e quelli più recenti come The First Soldier. I prodotti relativi al mondo di Final Fantasy VII non finiscono e non finiranno certo qui. Cercherò di portare dei contenuti su tutti questi elementi per arricchire la playlist e il canale. Non sarà facile, ma proverò a fornire più informazioni possibili. Troverete via via in descrizione tutti i link. Final Fantasy VII rappresenta per molti di noi il primo titolo della saga, e la sua trama profonda e originale è entrata non solo nel cuore di milioni di giocatori, ma anche nella storia dei videogame. Cloud, a distanza di 25 anni, è uno dei personaggi più noti del medium, con apparizioni in giochi che nemmeno sono di Square Enix, e Final Fantasy VII è considerato un vero e proprio patrimonio videoludico. Il suo successo ha portato l'azienda su un altro livello, su un piano tecnico, passando dal 2D al 3D, ma anche andando ad affrontare nella storia temi maturi e aprendosi a generazioni differenti di giocatori. Qui si conclude la mia Omega Run di Final Fantasy VII. Spero che questo video sia stato per voi un gradito ritorno alle atmosfere di quel gioco, oppure una nuova scoperta di un titolo ancora mai provato. Se così è stato, vi invito a iscrivervi al canale o a lasciarmi un feedback per raccontarmi le vostre esperienze. Io per ora vi ringrazio e vi rimando alle prossime Omega Run. A presto!